Bene, qua sotto questo piano casa di Alemanno, su alcune delle significazioni, si giunge a un vero e proprio tirato da parte dell'opposizione del PD, come citava poc'anzi il consigliere Raggi, soprattutto di sé, una vera e propria mutazione genetica della Semana. Il PD, mentre era sindaco Alemanno, considerava, noi lo ricordiamo bene, negli ultimi giorni della consigliatura, anche con il consigliere di Costituzione, eravamo presenti in quei consigli che si sono svolti di notte, quando il PD si opponeva o faceva forze finte di opporsi, perché considerava, Presidente, chiedo il silenzio, perché considerava queste considerazioni un orrore. Ci chiediamo oggi cosa ne pensa il consigliere Panegallo, ad esempio. Ora invece ne porta in aula e parla di piccole densificazioni, buone, se non addirittura necessarie per completare le opere di urbanizzazione di alcuni piani di zona. Allora ci chiediamo, ma a seconda di governo, come nel corso della precedente consigliatura si opponevano e oggi che sono maggioranza le portano avanti. Ma allora chi è che governa questa città di volta in volta, a prescindere da chi sia maggioranza? I partiti o degli interessi? Ma noi, come amministratori responsabili, dovremmo invece chiederci che cosa non ha funzionato in questi piani di zona? Perché le opere di urbanizzazione non sono state completate? E perché chi ha sbagliato, chi non ha completato, non risponde mai delle sue responsabilità? È possibile che ci siano migliaia di cittadini che non abbiano fondi o opere di urbanizzazione adeguate e che l'unica soluzione sia aumentare il numero di persone che esistono su quelle zone? Ma noi ci ricordiamo bene, che abbiamo memoria, che il sindaco Marino si presentò agli elettori e vinse queste elezioni con lo slogan "una città a misura di bambini". È densificato che voi pensate di fare una città a misura di bambini. E siamo sorpresi soprattutto da alcuni gruppi che fanno finta di tenere alcune posizioni, come Serra ad esempio, ma poi all'occorrenza pigiano sempre il tasto sul voto sì. Grazie. Solo per dire che mi ha chiamato l'ordine del giorno.